Ragazzi, allora, buona serata a tutti. Ci sono le ultime novità, facciamo un po' un resoconto finale delle notizie di calciomercato oggi, più una cosa che ovviamente risulta a me, ma è proprio una cosa di poco conto per quanto riguarda Acerbi e Lugani. Ve la dico subito, diciamo sapendo già la politica che mi avevano detto già un anno fa che adesso stanno riportando tutti, cioè 15 giocatori, diciamo titolari più qualche giovane. E adesso lo stanno riportando tutti perché di fatto se riporti i nomi li azzecchi poi ti esaltano, ok? Se non li azzecchi passi per cognome ovviamente, ma se poi fai un ragionamento che ti dicono, che ti riportano più diciamo razionale, seguendo più la logica che l'organizzazione societaria ovviamente passa un po' in secondo piano perché non butti i nomi, no? Quindi vabbè, però secondo me è più importante la seconda cosa. Vabbè, al di là di questo, quindi Acerbi Lugani no, perché, almeno da quello che risulta a me, perché comunque non sarebbe una politica giusta, perché da come è stata imbastita sin dall'inizio con Arriva Bene, e soprattutto non sarebbe una politica, cioè bisogna, secondo appunto quello che riportano a me, bisognerebbe valutare anche un futuro titolare, perché soprattutto rinnovando il contratto De Ligt, che adesso andiamo ad affrontare, abbassando la clausola, aumenti la possibilità che parta anche quest'anno di fatto. Quindi tu devi prendere un futuro titolare che abbia 25-26 anni, non 33-34. Quindi sicuramente si cercherà di andare su un profilo del genere. Poi, comunque, con i soldi di De Ligt sicuramente ti faresti comunque un altro giocatore, sicuramente o altri due giocatori, questo poco ma sicuro. Che poi non è che tutti i 100 milioni, faccio un esempio, vanno sul mercato di fatto, e sappiamo benissimo come purtroppo ragiona la società Juventus. Comunque, detto questo, i giudizi sui giocatori li farò quando ci saranno le ufficialità degli addii o degli arrivi, e lì darò i voti della carriera loro o comunque di questi anni che hanno fatto alla Juventus e eventualmente appunto la mia valutazione dell'arrivo che appunto arriverà, tornerà nel caso di Pogba. Allora, per quanto riguarda appunto Acerbi Lugani, questo. Per quanto riguarda il resto, per quello che hanno riportato appunto Fabrizio Romano, Di Marzio, quindi di fatto Sky, Agresti, Niccolò Schira e Franco Leonetti. Allora, su Pogba sembra una questione veramente di giorni, ok? Di Marzio oggi ha riportato che addirittura già lunedì potrebbe esserci un qualcosa, un'accelerata, perché il PSG ha un po' una situazione societaria un po' instabile in questo momento qua, anche se offriva di più a Pogba di fatto, quindi la Juventus ne sta approfittando. Quindi già dopo il weekend potrebbe chiudere l'affare Pogba. E per quanto riguarda De Ligt, si tratterà appunto di rinnovo di De Ligt fino al 2026 con una clausola, cioè abbassando la clausola fino a 100 milioni appunto. E rinnovandogli il contratto, adesso non so a quanto, non so se l'ha riportato Di Marzio. Per Pogba sono pronti 8 milioni e mezzo più 2-3 di bonus, da quello che hanno riportato sia Di Marzio sia Niccolò Schira e sia, se non sbaglio, anche Romeo Agresti. Per quanto riguarda Bernardeschi, lo sapete benissimo, non rinnoverà il contratto, quindi se ne andrà. Ken e Pellegrini invece sono sul mercato, verranno messi sul mercato, l'ha riportato Di Marzio stasera e io ero fuori, quindi ho letto le cose velocemente. E poi per quanto riguarda Morata, Morata non verrà riscattato a queste cifre qua, quindi tornerà a Madrid, tornerà all'Atletico Madrid per poi sperare, diciamo il tempo sarà il miglior amico della Juventus, per poi sperare appunto che nessuno si faccia avanti con i 35 milioni che chiede l'Atletico Madrid, per poi appunto andare più in là nell'estate a ribussare la porta dell'Atletico Madrid e portarselo a casa per la cifra che voleva già proporre e offrire la Juventus. Questo è un po' il quadro della situazione qua, quindi Morata in questo momento qua comunque non verrà riscattato dalla Juventus, ma è da 2 anni, cioè 2 anni fa quando è arrivato, dicevo qualità prezzo, siccome non ce n'era uno migliore per quanto mi riguardava, però già 2 anni fa, se voi vi andate a riguardare il video dell'ufficialità di Morata, ero quasi sicuro che non sarebbe stato riscattato, quantomeno a quelle cifre lì. Poi vogliono rinegoziare, per carità, giusto così, ognuno guarda i propri interessi. Io credo che comunque per un 40 milioni complessivo un giocatore del calibro di Morata è difficile trovare. Ok, tra i 20 milioni già dati e i possibili 15-20 milioni che potrebbero essere dati. Questo è il quanto. Ragazzi, fatemi sapere la vostra, io ovviamente i giudizi sui giocatori li darò perché sennò mi
diciamo, mi spoilerò e vi spoilerò un po' i miei giudizi sulle varie trattative e sulle varie ufficialità, se e quando arriveranno. E su Perisic, scusate, Perisic, non c'è ancora un'offerta ufficiale da Juventus, ma nei prossimi giorni Perisic andrà alla rottura totale con l'Inter, da quello che ha riportato Nicolò Schira, e appunto Perisic, la Juventus farà un tentativo per Perisic, ma Perisic è molto portato, diciamo, proiettato ad accettare comunque l'eventuale offerta della Juventus. Poi vedremo che offerta sarà, lì giudicherò poi l'età, i prezzi, gli stipendi e quant'altro, vi farò il video sull'eventuale ufficialità. E per quanto riguarda Di Maria, Nicolò Schira ha riportato che nei prossimi giorni si chiuderà sia per Pogba sia per appunto Di Maria. Quindi questi saranno i colpi, probabilmente, e da come mi hanno riportato me, da come riporto un po' tutti, comunque si cercherà di chiudere, di dare i giocatori più importanti dello zoccolo duro della futura Juventus ad Allegri prima, diciamo, del ritiro. Ecco, questo poco ma sicuro. Poi si cercherà di puntellare di qua di là sulle riserve, su altri ruoli, però prima di tutto, diciamo, lo scheletro della squadra, con il centrocampista, con l'esterno attacco, con i due esterni attacco, si cercherà di appunto farlo. Questo è. Fatemi sapere la vostra, ci vediamo domani ovviamente in live alle 14, fino alla fine sempre comunque. Forza Juventus!